Ma voi lo sapete perché io ogni volta non vedo l'ora di arrivare a Roma, di tornare a Roma, a casa. Vabbè, sì, c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici, ci sono i luoghi dove sono cresciuto, ma il vero motivo è che a Roma si magna tutto. Questo è il re di Roma, questo è il re di Roma, vedete, questo è il re di Roma. Questo è il re di Roma. Cornetto, una crema. Fagottino, crema di latte e nocciola, strutella e ciambellina. Ecco la vedete colazione di campioni. Questo è tutto. Quanto pare? Saranno 4 euro qua, la faccia vostra. Non poteva mancare la pizza al taglio, guarda che bella, crostino e patate e salsiccia, un chinotto e supplì e crocchetta. Questa è la vita, bella, bella vita. Crocchetta di patate, queste patate dentro sono un bel cuore di mozzarella filante, e là dentro supplì, come al solito. Un po' più allungata, sì. È buona. La pizza romana, a differenza di quella napoletana, la pizza romana è più sottile e scrocchiarella, niente gommoni sui bordi, guarda che bella, guarda che bella, senti come scrocchia, vedi come scrocchia, si può buona. È una cosa. Anche i cani impazziscono per la pizza romana, che è molto più digeribile. Hai capito, napoletani? Che fate quei gommoni, che sono buoni, tutto. Però questa è buona, anche perché all'estero questa non si trova, si trova solo il modello napoletano. Parlando di friggitoria, ecco Roma cosa offre. Anime. Supplì, ovviamente. Fiori di zucca e filetti e battaglia. Così mi stai anche. Guarda che bella la pizza romana. Oh, sì. Fiori di zucca all'interno di una crema pastellata con alici. No. Se il supplì è il re di Roma, la rosetta è la regina. Ragazzi, questo non è un pezzo di pane, questo è un tesoro cittadino, municipale, chiamate come volete. Si taglia, si mette un po' di stracchino, porchetta, prosciutto, quello che vi pare, mortadella, e questa è la febbra del mondo. Buona. Caffè. Caffè sotto ogni forma, ogni aspetto. Il caffè è buono, il caffè è soprattutto corto, con la cremina. Un caffè che costa 90 centesimi invece di 3,50 euro. Ah, via il caffè di Roma, ma via il caffè italiano. E concludiamo con un bel gelato all'italiana, no quello francese del genere che fa schifo. Questo, due gusti, più crema, più panna, 2 euro. E ve lo dico perché su, ma anche nel resto d'Europa, due gusti sono 4-5 euro. Ah, e sta qua, ora me lo mangio. E basta, che sono 10 giorni che sto magna panini, magna pasta, magna pizza, magna supplì, magna supplì, magna supplì, magna gelati. Sono arrivato, stanotte sono sentito pure male. E quindi niente. Quindi se c'è ancora dubbi perché visitare, perché venire a Roma,
sappiate che a Roma se magna e se magna tutto. Ciao, da Portale Mondo, e ora da prendermi un bel digestivo. Road to Rome continua. Alla pancia.